Planet Volley, stagione 2016-2017. Un appuntamento in collaborazione con Strano Light, Planet Multisala, Centro Ortopedico Siciliano, OP Cosmetics Olaplex, Lombardo Shop, Gas Point, Anfra Sport. La Planet Strano Light inizia nel migliore dei modi la stagione 2016-2017. Alla prima di Serie B2 Girone I, il sestetto di Francesco Andaloro batte con un secco 3-0 la Cofer Lamezia, vince e convince di fronte a un pubblico carico di entusiasmo e aspettative. Gara mai in discussione, a eccezione di due sole brevissime fasi del primo e del secondo set che hanno fatto registrare il sorpasso della formazione ospite. Per il resto il team etneo, superati questi piccoli momenti di difficoltà, si è dimostrato straripante, allungando sino a più 10 punti per larghi tratti della sfida. Sestetto tipo da parte di Andaloro, quello schierato dall'inizio di Banda Graziella Lorè e Nellina Mazzulla, innesti di peso ufficializzati una settimana fa. Laura Loddo nel ruolo di opposto, Ramona Ricchiuti al palleggio, Martina Rapisarda e Chiara Albano al centro, Rossana Gueli libero. Nel secondo set cambio tattico, dentro Alessandra Marino per Loddo e Mazzulla che si sposta in opposto. A garanzia di una maggiore copertura in quella zona del campo, dichiarerà a fine gara Andaloro, aggiungendo che questo organico permette di poter disporre in maniera immediata di atleti in grado di ricoprire più ruoli, elemento importante per un'annata che speriamo sia ricca di soddisfazioni e ci porti in alto. Spazio poi anche a Claudia Di Lorenzo, attaccante classe 2002 Scuola Rumi, e per l'opposto Fiamma Giuffrida, che ha timbrato la presenza con uno dei punti che hanno chiuso la contesa. Tanta volontà in casa Lamezia, ma poca incisività. Fico in evidenza soprattutto durante la fase di equilibrio a metà primo set e nel successivo cambio campo, come testimonia il risultato di 6-8 alla timeout. Per quanto riguarda gli altri risultati, è prevalso il fattore campo al termine della prima giornata. Oltre al risultato di Pedara, si segnalano le vittorie di Benevento, Palermo, Campus Napoli e Farm Napoli rispettivamente su Pallavolo Sicilia, unica sfida conclusa alla tie break, Potenza, Reggio Calabria e Olimpia Siracusa. Unica affermazione esterna, il colpo a Modica per 3-1 della Fiamma Torrese, che nel prossimo turno ospiterà Palermo mentre la Planet viaggerà alla volta di Potenza. Sentiamo alcune dichiarazioni di fine gara con il presidente Andrea Di Guardo e la centrale Martina Rapisarda. Andrea Di Guardo, come prima non c'è male. Sì, diciamo che come si dice, chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi avevamo l'intenzione quest'anno di partire forte per dare già subito un'impronta al nostro campionato, che sicuramente deve avere qualità, quantità e ma anche divertimento. Per divertirci, come sempre dico io, ma diciamo tutti, bisogna vincere. Senti, vogliamo trovare qualche pecca in questa squadra, oppure tu pensi che sono... Sicuramente, allora, partiamo dal presupposto della prima partita, qualche ragazza si è aggregata dopo, quindi un po' gli automatismi ancora si devono perfezionare. Questo ci sta, dobbiamo sicuramente crescere da questo punto di vista, con l'allenamento, col lavoro, e poi magari tutto verrà un po' più semplice. È anche chiaro che dall'altra parte ci sono le squadre avversarie, come noi studiamo loro, loro studiano noi, cercano di metterci in difficoltà durante la partita. Quindi come prima partita diciamo che ci prendiamo i 3 punti, un gioco discreto e andiamo avanti. Dalla tribuna come hai visto le prestazioni di Lorè e Mazzulle, che sono le ultime due arrivate? Ma sicuramente loro danno sempre il loro apporto, nel bene e nel male sono due atlete che soprattutto da un punto di vista sia tecnico, e quello lo sanno tutti, ma poi da un punto di vista caratteriale, mentale, tengono sempre alta la concentrazione della squadra e riescono a dare quell'impronta che ovviamente in una squadra che può essere giovane può mancare da un certo punto di vista. Prossimo impegno? Siamo a Potenza, incontreremo un'altra squadra sicuramente ostica, ci cominceremo a lavorare da martedì, da quando riniziamo l'allenamento, e vediamo un pochettino di andare a vincere anche lì. Sicuramente quest'anno
abbiamo un campionato diverso logisticamente, perché non siamo più nel Pugliese ma siamo più nel Campano, Basilicata, insomma siamo da quella parte, quindi le squadre anche noi dovremmo cominciare a conoscerle nuovamente, però su questo ci lavoreremo dalla settimana, però ci godiamo la vittoria. Grazie. Martina La Pisarda, una delle protagoniste di questa prima affermazione in campionato all'esordio della Planet, la tua prestazione ha fatto da traino per tutte le altre delle compagne. La prima è un po' difficile, giustamente l'ansia c'è sempre, però meno male che è andata bene, siamo riuscite un po' a lasciarci andare questa un po' tensione che c'è comunque sia della prima di campionato. L'inserimento delle nuove, e sono tante quest'anno, a parte Graziella che lo è, che comunque è rientrata, ma le nuove come le hai viste? In particolare Laura Lotto, che ci è sembrata forse migliore in campo. Sì, sì, è andata benissimo, sono contentissima perché si sono inserite molto bene. E per quanto riguarda il prossimo impegno, si lavorerà in vista di Potenza, in trasferta bisognerà approcciare con lo stesso piglio delle partite in casa. Certo, forse anche meglio, visto che siamo fuori casa. Grazie. Planet Volley, stagione 2016-2017, un appuntamento in collaborazione con Strano Light, Planet Multisala, Centro Ortopedico Siciliano, OP Cosmetics Olaplex, Lombardo Shop, Gas Point, Anfrasport.